Il Castello del Valentino, residenza sabauda e patrimonio dell'UNESCO, è situato sulla sponda sinistra del fiume Po. Nell'antica regione del Vallentinum. Oggi è proprietà del Politecnico di Torino e sede della Scuola di Architettura. Acquistato nel 1564 da Emanuele Filiberto, duca di Savoia, come casino fluviale, ha subito trasformazioni e ampliamenti, fino alla configurazione attuale riprodotta in questo modello. Il modello, in scala 1 a 200, in legno di betulla tagliato al laser, illustra il volume e l'architettura del manufatto e aiuta a comprendere le dimensioni e le proporzioni tra i diversi elementi costruttivi. Il castello ha un impianto a forma di ferro di cavallo da cui emergono quattro torri con tetto a padiglione. Sul grande cortile d'onore pavimentato con ciottoli di fiume si affacciano un corpo centrale principale e, a destra e a sinistra, due corpi laterali uguali e simmetrici rivolti verso la città. Esplorando i corpi laterali troviamo in successione un portico terrazzato alto circa 7 metri, una prima torre alta circa 30 metri, un edificio a due piani con tetto a doppia falda, che collega questa torre a quella, più alta, del corpo di fabbrica principale. La facciata verso il fiume Po è caratterizzata da due scaloni monumentali, con i quali si raggiunge il cortile d'onore superando un dislivello di circa 8 metri. La facciata verso il cortile d'onore è caratterizzata da una porzione centrale delimitata a destra e a sinistra da colonne binate a tutta altezza e in alto da un frontone ornamentale decorato. Al piano terra, tre arcate conducono alla zona porticata da cui parte il grande doppio scalone d'accesso al piano nobile. Le tre arcate si ripetono al primo piano e definiscono loggiato antistante il salone d'onore. Tutte le facciate sono scandite da un'alternanza ritmica di aperture decorate con timpani o lunette, che ritroviamo anche nelle torri e sui tetti in forma di abbaini.